Viaggio Traino, com'è andata la riunione con i commercianti? La riunione è andata, a dire la verità, oltre le aspettative per quanto riguarda la presenza della categoria dei commercianti, delle partite IVA. Quindi sono molto soddisfatto per il numero delle presenze in sala consiliare. Erano anni che non vedevo la sala consiliare così, per quanto riguarda questi incontri sul tema del commercio e dell'imprenditoria. Le categorie erano presenti tutte, quindi diciamo su tutte le categorie eravamo coperte a 360 gradi. Contento perché forse almeno da quando abbiamo organizzato a memoria mia, mai avuta una sala consiliare così piena per quanto riguarda questa tipologia di incontri, quindi soddisfatto al 100% per le presenze. Proposte, ne sono uscita. Allora, diciamo che l'incontro è iniziato subito a parlare e me lo aspettavo, si è entrato subito nel tema politico e diciamo che aveva preso una piega più che altro politica e non tanto quella dell'associazionismo, quello che avevo prefissato io, però diciamo che dopo qualche sfogo di qualche cittadino, imprenditore, qualche commerciante, poi abbiamo subito rimesso il timone dove che volevamo noi. Le proposte erano decine e decine, però non abbiamo dato tanta possibilità di fare proposte perché non era la sede adatta e il momento adatto delle proposte. Io ho voluto concentrare la motivazione dell'incontro sulla volontà di creare una grande associazione, ma poi le proposte dovrebbero venire subito dopo, formatasi questa grande associazione. Certamente le presenze hanno dimostrato, che a Tortora in questo momento c'è una volontà di iniziare a intraprendere qualcosa, perché altrimenti non era così piena la sala consiliare. Le assenze che ci sono state pure sono state tante, ma le attribuisco più che altro a persone che purtroppo lavoravano, a persone assegnate che non credono più in niente e a persone che, una minima parte, purtroppo, che non hanno bisogno di fare niente perché comunque stanno andando bene per come vanno. Però non sono giustificate perché comunque negli incontri bisogna essere sempre presenti. Quindi l'assente ingiustificato non è mai giustificato, secondo me. Certo, e possiamo poi immaginare anche il livello degli sfoghi, cioè possiamo immaginare che questi sfoghi erano indirizzati soprattutto per una situazione di stallo. Sì, gli sfoghi ci sono stati, purtroppo forse si è sceso un pochettino pure nel personale, però diciamo che ce lo aspettavamo quasi, era scontato che lo sfogo c'è stato, perché magari qualcuno attribuisce il momento alle istituzioni e da qualche, diciamo che un po' di ragione anche la si deve dare a chi ha fatto questo sfogo, però ripeto, la colpa non va sempre data all'istituzione, la colpa va data anche a noi stessi perché l'obiettivo qual era? Quello che ho detto io, facciamo l'associazione, mettiamo un programma e portiamolo alle istituzioni. Nel momento in cui i nostri programmi non vengono accettati, a quel punto la colpa la diamo al 100% a chi non ci dà la possibilità di crescere. Logicamente qualcuno ha fatto anche questo riferimento, ha detto se io all'interno porto un programma ma non viene accettato, significa che dobbiamo occupare anche quel ruolo, il ruolo istituzionale, quindi non solo l'associazione, ma forse entrare proprio all'interno delle mura noi come potere, in modo che non ci sono problemi nel capirci l'uno con l'altro, quindi c'è stata anche questa proposta. Ci sarà un prossimo incontro, già stato programmato? Allora, sicuramente era nei miei piani e nei piani di qualche altro collega di fare non subito, ma prossimamente un altro incontro, però concentrarci sulle varie categorie, quindi invitare i rappresentanti di ogni categoria, magari la categoria dei balneari, la categoria degli albergatori, la categoria
dei commercialisti, dei tecnici, e fare un discorso un pochino più ristretto con un rappresentante di ogni categoria, magari nominato dalla categoria stessa, in modo che ognuno di noi porta all'interno della propria categoria il pensiero e il programma da portare avanti. Sicuramente almeno è iniziata un percorso. Si vuole subito pensare alle prossime festività natalizie per organizzare qualcosa, e si parlava anche dell'organizzazione di una sagra che sia da richiamo, oltre quella che già fa l'associazione Parana. Si stava pensando a una sagra del pesce e coinvolgere le categorie per iniziare ad amalgamarci e a fare pure un po' di economia, perché magari riuscire a fare un fondo cassa per affrontare magari spese di qualsiasi genere.